Pronti via? Si gioca? Benvenuti al campo Avio, una buona domenica pomeriggio. In campo ovviamente esordio per la GoPro, anzi partita numero 2 per lei. Eccola qua, guardate come si gira benissimo, meravigliosa. Ci sono accidenti contro il suo Cesar, durerà almeno penso due partite forse. No, ma il treppiedi basta alzarlo così. È spezzato entro massimo due partite. Comunque, bando alle ciance. Maglietta molto sobria per l'arbitro Schioppa anche questa mattina. Ma roba è stata con l'ospedale, lo Schioppa era dopo. Dunque, ci sono accidenti e successari in campo. Amichevole, valida. Probabilmente per il girone Bronze League di questa ottava edizione, che ormai è una settimana dal suo inizio. Grieco subito con la maglia di Schioppa. Laterale. Mette dentro palla lunga. I Soccer si schierano con assente Jerome, che è qui in regia. Problemi fisici per lui. Sveglia alle 6:30 di questa domenica. È ancora in coma. C'è Cesare Esposito tra i pali. Posca, Maia, Esposito già me l'ha fatta. Vabbè, il fallo non c'era, eh. Dunque Posca, Maia, Moschera in difesa, Mastrorilli, Gianni Simeoli. I nuovi acquisti dei Soccer Star con gli avanti vivo. Intanto pallone regalato ed è 1-0, ha segnato Chiariello, proprio lui. DJ, che tristezza di squadra, guarda. Ragazzi, siamo giovani, dobbiamo crescere, l'affinità di squadra poi si cercherà col tempo, esatto, si troverà piano piano. Cerullo tra i pali senza guanti, gli azzetta con un nuovo innesto a destra. Testa. A sinistra c'è Iovino, centrocampo con Greco e Di Meo, più avanti Chiariello. Napolitano si è scisso da questi accidenti. Marco mi ha contattato. Ti ha contattato? Voleva fare una squadra. Gli ho detto no, tutto pieno. Ok, allora me lo prendo io. Prendo anche lui. Lo Sheikh Mansur. Sempre 1-0 il risultato. Il rinvio di Cesare Esposito. Che c'è? Onnanto, che è successo? No, però te ne devi andare, non mi puoi... Cioè, io riprendo a grandangolo 180 gradi e tu mi stai su tutto il grandangolo. Perché voglio esco. Certo. No. Certo. Possibile cosa. Sei proprio lì. Allora sto uscendo nel video. Anto, ma te lo devo fare il disegnino. Simeoli, occhio, gran tacco. Pallone rispedito al mittente. Ora non ci sei, per esempio. Hai parlato con Cesare per registrare blu? Sì. Palla lunga, Simeoli. Provato un colpo alla destro. Luna che non è riuscito a impattare. Vediamo ora l'accidenti. Di Meo, Moschera, riconquista palla. Il nuovo acquisto dei Soccer Star, arrivato dal patetico. Iazzetta, occhio. Vedi come si alza il treppiedi per impedire. Prova Iazzettone con la maglia molto stile irlandese, direi, molto sobria. Moschera cerca il pallone dentro per Vivo. Occhio Vivo, chiude Iovino. Forse c'era un contatto Cesare Esposito Chiariello. Iovino lascia scorrere, rimessa per lui. Grieco, aspetta, Peru. Ancora Grieco. La vedi la magia dei piedi di Grieco? Prova col destro. Con la maglia di Totonno Schioppa. Praticamente è una vestaglia, non è una maglia. Ancora Grieco. Tocco per testa, anche lui nuovo innesto allo Sbordone League. Direttamente servito Jovinski. Mastrorilli, buono il pallone a Simeoli che calcia. Ovviamente sarà un po' una telecronaca tifoso quella per i Soccer Star questo pomeriggio. Simeoli, occhio al tunnel, col destro! Gianni Simeoli, pagato almeno 10 milioni di euro dai Soccer Star, realizza il primo gol con questa maglia. Speriamo il primo di una lunga serie per Gianni Simeoli. Moschera esce bene, poi pallone ancora recuperato da Moschera per un attimo. Grieco col destro, respinge Cesare Esposito. Provano a ripartire i Soccer Star, le stelle del calcio. Mastrorilli non riesce a tenere palla. Comunque era rimessa per Maia. Ancora Mastro Birraio, Mastro Rilli. Non è che esce. Mastro Lindo. Sì. Vai, stai bene, Michi. Là. Sta bene Mastro Rilli, dice Totonno. Grazie a lei, risposta. Grieco. Si riparte con l'accidenti. Grieco contro Vivo.
Falla troppo lunga. Una risata è scaturita. Non mi hanno sentito, Dodon. Pianti, sì. Moschera, ancora Esposito. Possesso palla? Stile Sarri, quello dei Soce Star. Non a caso ho scelto Cesare Esposito come mio vice. Occhio Grieco, si riparte in contropiede. Super chiusura di Paolo Maia, eh. C'è un applauso. Ma ricorda un po' Jap Stam, guarda. Nello... Ehi, mamma, calcione di Maia. Ma Jap con la già. Punizione, va Grieco. Disegna una pennellata sul secondo. Arriva bene Chiariello. Non inquadra la porta. Doveva assolutamente far meglio Marco Chiariello. Rinvio di Esposito. Si riva di là. Palla lunga. Blocca Cerullo. Ancora con le mani il piccolo giocatore di basket dello Sbordone League. Qui Esposito la trova. Palleggio. Ma che stai dicendo? Che giocare a Leo. Ma che ti racconto? Vabbè, staranno fumacchiando uno spinellao. Spinello, stai sempre prendendo. Certo, tanto è una telecronaca molto sobria. Di Meo! Gol fantastico, applausi per lui. 2-1 per l'accidenti. È solo un amichevole, ma probabilmente queste due squadre si ritroveranno in Bronze League. Qui Grieco apparecchia, Chiariello che sviene così in area di rigore. C'è ancora tanto da migliorare la fase difensiva dei Soce Star. Certo, salgo in silver, Annato. Mi compro il titolo, stile Monte di Procida, che si compra i titoli ormai da 10 anni per galleggiare. C'è molto da migliorare in fase difensiva, ovvio, se non gioco proprio da migliorare. Occhio vivo, pallone lungo, blocca Cerullo. Grieco, un po' sta lui. Ha perso il miglior giovane quest'anno. Ha vinto Sgueglia. Di Meo, col destro in buca d'angolo. Stavo anche cadendo. 3-1 accidenti. Ma adesso sgabello è un po' infamissimo. Provano le Stars, ma buona la chiusura dell'accidenti, difesa solida, è andato, è arrivato anche Luca Lecce. Prova, Esposito! Alle 6 e Scablus Crystal, giusto? Pallone fuori, spot per noi. Fammi uno spot, lanciami uno spot. Passami. Mi piace il cazzo in culo. Passa. Stiamo registrando, Bobby. Stai ancora registrando. Certo. Ma quest'anno è così, Anto, ci sarà, gioca, ci, gioca. Ci saranno tante burlate. Ti ho detto non posso staccare ogni 9 secondi per la... per la tua gioia. Intanto Chiariello, palla dietro Moschera. Jovischi. E la palla in rete. Esposito qui non perfetto. Deviazione di Meo. 4-1 accidenti. Io avrò retrocesso nella categoria dopo la Bronze League. Che ci sta? La Divano League. Per noi. E lo possiamo dire tra uno stacco di video e l'altro. Siamo tornati. Gol fantastico di Vivo subattuto a palla all'incrocio dei pali. Nessuno in barriera. Peccato perché le bestemmie di Camille hanno fatto sì di stoppare il video. Quindi diamo la colpa a Masterchef. Così vengo. Non ho bestemmie. Sì, col nasone però. Prova ancora Simeoli. E Anto, ma fa vedere la parcella. Non lo so. Voglio vedere. Sì. Ma incredibile. No vabbè. Chi pulisce più di Santa Claus? Palla dentro ancora. Rimane lì il pallone. 4-2 risultato, giusto Bobby? Arbitro serio federale. Vai vai. Mastro Rilli. Metti annuncio nel video. Pallone già ce li ho su YouTube. Palla per Di Meo. Quanta pubblicità dobbiamo fare sta? No, metti l'annuncio mio. Ah, che annuncio? Bobo Camilli cerca posto per Di Meo. Palla che stava arrivando per la prima volta sul treppiedi. Attenzione, Moschera. Con le mani. Si fa vedere Simeo lì. Di Meo di testa. Poi Chiariello. L'appoggio ancora... Di Meo, Moschera, ringhia, ruba palla. Moschera, vivo. Provano l'intesa, quella dei Soce Star. Vediamo vivo. Gran gol il suo. Palla per Peruggi. Sbaglia qui. Riparte Chiariello. Vivo l'appoggia ad Esposito. Vediamo lancio lungo. Iazzetta, attenzione. Moschera, col destro, in buca d'angolo. Salva tutto Cerullo, mamma mia. Poi, signore, qual è la rigore?
Ottima la conclusione di Moschera, bravo Cerullo, non solo bravo a basket e soprattutto come centrocampista offensivo, ora anche da portiere. Mastrorilli, provato la gran botta. Esposito ha segnato nuovamente, palo clamoroso! Hanno segnato nuovamente quelli di accidente, ha segnato Grieco, è già il secondo o terzo gol che mi perdo, vabbè, non si capisce nulla. Grieco, finta, va dentro per Chiariello, un'azione fantascientifica degli accidenti, ragazzi. Oh, ma alla fine come sei convinto? 6-3, che faremo 4 leghe, Star League. Quindi Black Hammers, Gold League. Di domenica, bene. Sì. Anto, 6-3. 6-3 il risultato. Diciamo che di fronte alla formazione Sochessar, 6-2. Hanno trovato forse una delle migliori squadre in questo momento della Bronze League. Chissà se poi non passerà in Silver. Occhio perché provano i tre. C'è anche Perugi. Uomo! Vivo. Moschera, dentro. Poschito! Prova la botta. Fondo. Va vivo. Salta un paio. Poi va giù in aria. Forse c'era contatto. Signore non è d'accordo. Ancora Maia. Buona a intercettare il pallone. Poi di forza Moschera. Prova ad andare Moschera. Pallone ancora rimpallato su Jovinski. Ancora Maia. Per vivo. Buono il tocco. Non trova nessuno vicino. Allora ancora Maia. La ripoggia Cesare Esposito. Comunque Maia lo vedo migliorato. Forse questa estate anche Perugi vola di qua, clamoroso. Come si è stato accanto un gol? Però io ho fatto testa e palo, giuro su mamma. Ma che è successo? Carlo, oh. Lo so, ma io ogni tanto la alzo. Intanto Simeoli, non mi distraete, che già so infortunato sia mentalmente. Attenzione Maia qui. Uni? Vivo per Moschera. Moschera per vivo. Comandare i campi d'avio. Ancora vivo che passa. Va al limite, ok contatti. Il cavallo miagola. Però Lecce sei un po'. Numero di vivo, ancora vivo. Ma dai, ovviamente. Non dà il pallone, no? Si incanala in una zona del campo veramente affollata. Ma non la perde ancora vivo col suo nuovo look. Qui Moschera non aggancia. Il cavallo è mitra. Bambino laterale, rimessa affidata a testa, poi Di Meo. Grieco vince un contrasto pulito, allora Iovino, palla ancora a Grieco che va col destro, posca devia, Grieco prova, sbaglia tutto, palla fuori. 2 minuti alla fine di questo primo tempo, risultato 6-2 per gli accidenti. Comunque stanno esprimendo un buon calcio. Pallone in avanti. Allora Esposito. Può anche calciare. Vediamo un po'. Gli dà la carica un po' tutto lo stadio. Forse aveva toccato. È così. Allora con le mani va Perugi. Mastrorilli d'esterno. Ancora Grieco. Ma ancora Mastrorilli. Simeoli. Cerca ancora un varco DJ Mike. Non è DJ Mike, è DJ Mickey, sì, ha ragione, scusi Bobby. Sarà calcio d'angolo per le stelle del calcio? Mettiti più avanti Cesare. Pallone dentro l'area, Cerullo. Poi buona la chiusura di Perugi. Ancora Chiariello. Prova a saltare Perugi. Palla che non esce. Poi Perugi mette fuori. Marco! Marco! No, no, però ragazzi, calmi, è qua. Grieco ancora. Cerca un pallone a Di Meo, Esposito. Vediamo se c'è il tempo di ripartire qui con Vivo. Ancora Iazzettone a chiudere. Si riparte di là, Perugi. Mastrorilli, Perugi, in aria, col destro! Gabri Gabra Perugi! 6-3, primo tempo che si conclude così. Inizia la ripresa, subito Gigi Grieco, tiro telefonato a Cesare Esposito. Intanto sono pronti anche Crystal Palace e Sky Blues a sfidarsi nell'amichevole delle ore 18. Ciao che Ciccio Consolati! Ragazzi, ormai sembra un villaggio vero e proprio, eh. Villaggio Paradise, Campo Alio. È diventato un gioco.
torneo il gioco. Ma hai capito che questo esemplare qua, cioè, che servi? Cosa? No, no, no. Tu ti diverti, fischi così. Io sono il gestore, a farti guadagnare mi diverte. Palla altissima, ma Mastrolli, lì deviazione, ancora Cerullo. Fischia quando sospira. Sì, ti taglio. Zic zac, zac zic. Oh, ti taglio. A due mani ora. Con le mani maia, ancora Cerullo. Ovviamente siamo ancora in clima festivo, sono solo amichevoli. Poi la settimana prossima tutto diventerà un po' più serio. Magari ci saranno anche dei volti nervosi per i tre punti in palio. Per oggi è festa, poi voglio il primo di ottobre, ragazzi. Di Meo, prova ad accelerare. Prova in porta. Secondo, abbiamo partita Guadalupe. Tanto il signor Collaro ci è appena passato davanti, Simeoli. Occhio, vediamo un po'. Posca, buona il pallone per Perugi. Prova a entrare in area, non riesce, si riparte con Di Meo. Ostacolato ancora da Vivo. Occhio perché Esposito gioca un calcio tutto su di là, eh. Un altro pallone, boh. Diciamo che non è proprio in partita. Ancora Cesare Esposito. Salta Di Meo. Invita Maia. Qui però tentenna troppo. Poi Grieco. Uno schioppino quella maglia. Moschea, Moschera magari. Cambio giallo. Prova l'inserimento, Chiarello viene murato bene comunque da Maia. Intanto l'arbitro continua a parlare da solo. Laterale. Chiama rimesse che non esistono. Cioè che non ha visto. Maia, gran palla, a cercare Vivo un po' lunga, allora la tiene Cerullo. Jovischi, prova in porta, sorpresa. Altro pallone lungo a Simeoli. Buono l'aggancio. Col tacco. Mastrorilli. E la palla all'incrocio. Ha segnato DJ Miki. 6 a 4, signor arbitro. Rimonta? Potrebbe. No, questa la mettiamo. Traversa intanto di Chiariello. 6 a 4 risultato. Ottima partita. Ma lui vive in un passato scuro. 6 a 4 risultato. Ottima la combinazione lì. Simeoli, Mastrorilli. Si vede che hanno già giocato insieme nel patetico. Altra combinazione. Altra parata di Cerullo. Ho scritto quest'anno ci divertiamo. Una bella squadra. Vivo. A fare cosa? Riparte Chiariello. C'è contatto. Di Meo. È diventato un cane. Palla Grieco. Arma il destro. Sarà calcio d'angolo. Grieco dalla bandierina, che non c'è, ovviamente. Col destro gli azzetta. Mastrorilli rinvia. Stanno arrivando un po' tutti gli ignoranti. Qui col destro, poi Di Meo. Rete. 7 reti a 4. Accidenti. Sono stato ufficializzato. Ma non devi giocare, ragazzi. Ha segnato DJ Miki ancora una volta. Se il risultato 6 a 5, Antonio, giusto? No, 7 a 5. 7 a 6? No, non dire 8, che non è vero. 8 a 5. Secondo me non è vero. Sarà calcio d'angolo, va Vivo. Palla dentro, secondo palo, Mastrorilli. Che prova ancora col destro. Moschera, prova. Pallone fuori. Addio vi. Piazzettone per Chiarello. Moschera su di lui, che ringhia. Ancora Moschera. Gioco di gambe, va via. Pallone dentro, calcio d'angolo. Applausi per Vittorio Moschera. Uno dei migliori acquisti di questa stagione, eh. Ancora Moschera. Pennellata. Cerullo la tiene lì.
poi Iovino, Chiariello. Pallone ancora sul destro di Iovino, arriva, anzi era Chiariello, poi Iovino. Certo, però oggi ero fortunato, quindi ho lasciato il posto al mio Cesare. Prova Iazzettone. Palla che viene ribattuta, ancora Gigi Grieco. Guardate com'è bello, adesso lo so. Ancora Grieco col sinistro, Murato. Slalom di Vivo, stile Insigne con questa capigliatura. Ancora Vivo, punta Grieco. Salta un paio di avversari, va in velocità sulla destra. Ancora Vivo, non si arrende. Rientra, palla di sinistro, Moschera. Sbaglia, poi Perugi, ancora Moschera. Cerca ma non trova Mastro Rilli. Pallone dentro, blocca Cerullo. Occhio di Meo, che prova a disegnare un arcobaleno di fantasia, una girata fantastica. Pallone fuori. Vivo, porta palla. Cerca il movimento di qualche compagno, punta Chiariello, sbaglia Vivo, poi Esposito. Prova in porta Esposito, Iazzettone, va in chiusura, poi Mastro Rilli. Laterale. Alziamo un po' la telecamera, va. Yeah! Ancora una conclusione in porta. Fondo. Bella. Ma secondo te è troppo basso? No, va bene. Va con le mani Di Meo. Prova l'1-2 con Gigi Grieco. Di Meo col sinistro. Murato da Posca. Ancora Di Meo. Ancora Posca. Bravo Poschito. Sempre più nazista con quel baffo, eh. Occhio Grieco. Palla sul destro. Prova sul primo. Cesare Esposito. Vuole il lancio per Vivo, che va con le mani, poi col destro, palla fuori. Sarà quanto mi divertivo se dava il gol. Ai Gigi, buona. Batte subito la formazione dell'accidenti. Di Meo, l'appoggio ancora a Iovino. Prova il tunnel addirittura, poi Di Meo. Ancora Gigi Grieco, imposta, sempre a meraviglia, qui però ho intercettato il suo pallone. Maia, c'è un fallo, vediamo un po'. Chiama lo schema Grieco, vai Iazzetta, ancora Gigi Grieco, poi Iovino. Ancora centrale, Di Meo, Grieco, l'appoggio, c'è Maia, Mastro Rilli, Moschera. Occhio al taglio di Mastro Rilli, pasticcio lì dietro, spara via Iovino. Perugi, Mastro Rilli col sinistro, non male. Cambio verde. Pallone in angolo. DJ Schiop. Quanto manca? 7 alla fine, va Vivo. Tutto da rifare. Devo fischiare io se chiamo la sostituzione. Arbitro quasi esemplare, se non fosse solo per la sua divisa. Ancora Vivo per Simeoli, prova il tunnel su Grieco, riparte Chiariello, il tocco per Di Meo che prova direttamente in porta e la palla entra. Esposito fa un erroraccio qua, fa veramente un erroraccio. Guarda, mamma mia, sì. Vivo dalla battuta, pallone d'angolo. Deviato, calcio d'angolo. Magari già scarico. No, carica al massimo. Ma devo due carico. Michele, sì, torni o no? Tu no, come tutto il loro direttore vai a proprietario. Vivo, palla dentro, secondo palo, c'è Perugi, ostacolato addirittura da un suo compagno di squadra che è Mastro Rilli. Qualcosa nello schema offensivo del Società non funziona ancora bene. Il difensivo ci ha fatto subire almeno Starà, Cesarino là. Poschito,
Vediamo se prova. Cerca Mastro Rilli. Di Meo. Prova il tocco a Chiariello. Mai a chiude. Greco. Già alza bandiera bianca. Il piccolo vivo. Ancora vivo. Che sbraccia. Fa sedere Di Meo. Ancora vivo. Continua in una corsa inarrestabile qui Mastro Rilli, però chi ha visto? Ci sarà esposito il Papa. Dalla prima all'ultima. C'è anche il Papa. Ancora Chiariello, cerca Di Meo, c'è Greco di là. Palla per lui. Occhio, serie di 1-2. Azione molto complicata ma efficace. Di Meo, varrata pura. Occhio. Pallone che esce. Ma vuoi smettere? È successo qualcosa, non capisco cosa però. Ho fatto un momento Luciano Spalletti. Provato un aggancio quasi impossibile. Simeoli. Antonio, ti ho detto dei 180 gradi che mi rimangono, guarda. Se non avevo detto a 90, Antonio. Che schifo. Iazzetta. Iovino. Ultimi frame di questa partita. C'è Greco a giro. Lo segna sempre, non sbaglia mai. Gigi Greco. Secondo me questa amichevole ormai non ha più nulla da dire. Che l'ignoranza siamo anche staccare. Proseguiremo con Crystal Palace contro Sky Blues dopo la battuta di Vivo. Ormai mancano più o meno 2 minuti alla fine di questa amichevole. Prova Vivo, Paracerullo.